congiungere i paesi divisi dalle catene montuose o dalle grandi acque contribuisce all'incontro e alla solidarietà fraterna secondo il provvidenziale disegno di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici e gli operatori che hanno progettato e realizzato quest'opera e per quanti ne beneficeranno. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio che vegli sulle sorti dell'uomo e dell'universo, tieni lontano da questa barca ogni avversità e ogni tempesta. Preserva incolumi i giovani che si avventureranno per il salvataggio di persone in difficoltà e fa che tutti felicemente giungano al porto desiderato. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. E auguri a tutti. Grazie. Riteniamo importante sottolineare che in tutti questi anni ci siamo messi a disposizione, collaborando ogni volta che ci è stato richiesto, con la Capitaneria di Porto di Civitavecchia, la Delegazione Portuale, la Polizia Municipale di Santa Marinella, la Polmar, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Il nostro ruolo è quello di garantire non solo il controllo a mare e a terra, ma di poter contare sull'immediatezza, perché il nucleo sommozzatori di Santa Marinella non intende fermarsi, ma crescere, migliorare, per essere al servizio della cittadinanza e dei suoi ospiti.